programma Black British, in quanto ne parleremo attraverso il saggio di Fabio Fantoffini, Print in England, edito da Red Press Animation Editore. Ricordo che all'esterno c'è un corner dove è possibile acquistare il libro. E purtroppo l'autore Fabio Fantoffini non è presente da noi questa sera per motivi lavorativi, da quello che ho capito, e comunque ne parleremo con il giornalista e scrittore e esperto musicale Carlo Gambando, il giornalista e radiofonico Pier Tosi, definito il più grosso esperto di reggae a livello internazionale, non è stato detto, no? Uno dei più grossi esperti. Per la serata ringraziamo Radio Città Fugito, appunto la libreria Nation e Gallery 16. Ricordo che la serata è articolata in due momenti. Qui faremo la presentazione del volume. Dopodiché ci sposteremo, per chi vorrà, a Gallery 16, che è un locale in via Nazario Sacco 16A, negozio di dischi, dove è possibile comunque consumare, perché ha un bar al proprio interno, e Pier Tosi si delizierà con un world di musica circa, reggae rigorosamente in vinile. Attorno è pieno di locali, per cui chi non avesse ancora cenato è possibile anche riempire lo stomaco. Quindi io vi auguro una buona serata, per qualsiasi cosa noi siamo qua, le toilette sono al piano superiore, non so se le avete viste, e vi auguro una buona serata. Vi ricordo, se fosse vostra intenzione, di tenere sotto controllo i nostri canali social, in quanto quest'anno e il prossimo anno l'Istituto Parri si prepara a festeggiare un evento molto importante, che è l'80° anniversario della Resistenza. Essendo noi un istituto nato dal Museo della Resistenza, abbiamo un programma, moltissime iniziative, e inoltre pensavamo se fosse possibile continuare anche con la rassegna New World, quindi avremo anche degli altri appuntamenti che metteremo in cantiere, quindi se volete essere informati e tenervi aggiornati, consultate i nostri canali social. Io vi ringrazio, vi auguro un buon ascolto e poi ci sentiamo dopo con i saluti. Benvenuti, come diceva Roberto, questo è il sesto appuntamento di questa rassegna che si è occupata per lo più di cultura afroamericana. In questo sesto appuntamento abbiamo deciso di spostarci dall'altra parte dell'Atlantico e parlare di identità black british. Lo facciamo partendo da questo libro pubblicato da El Nation, si intitola Dread in England. Purtroppo l'autore appunto oggi non riesce ad esserci, quindi ho pensato, erano due le possibilità: o dovevate sopportarmi tutta la serata, quindi parlavo solo io, poteva diventare pesante. Invece ho chiamato accanto a me Pierre, che molti di voi conoscono già, e che ribadisco, invece io lo dico a gran voce, è invece uno dei più grandi esperti di reggae a livello internazionale. Quindi vi chiedo un altro applauso per Pierre Costa. Fabio ha vissuto, l'autore ha vissuto diversi anni in Inghilterra, la sua compagna, se non sbaglio, è inglese, originariamente questo libro partiva, da quello che mi è parso di capire ascoltando delle interviste che hanno fatto a Fabio, che purtroppo io non conosco personalmente, però il libro è davvero molto bello, quando l'ho letto me ne sono innamorato, partiva da un'idea di comparazione tra quello che è successo in Inghilterra con l'immigrazione, tra virgolette immigrazione, per anche questo insomma sarà da spiegare, dai Caraibi, e quello che è successo in Francia con minoranze etniche, francesi, magrebine, eccetera eccetera. Qui nel libro che potete trovare qui nel banchetto fuori, in cui c'è Roberto che è l'editore del libro, si parla però di Inghilterra e di Giamaica, e si parla a partire, questa storia inizia nel libro di Fabio, a partire da una data che è il 1948. Pier, perché questo anno nello specifico è così importante quando parliamo della cosiddetta Windrush Generation? Sì, perché un primo contingente di immigrati caraibici, che comunque già erano presenti in misura minore, soprattutto a Londra, arrivano con una nave che si chiama Windrush, che attracca al porto di Tilbury, e arrivano proprio già con una mansione, non so, per lavorare credo in una fabbrica di gomma, mi sembra, per varie centinaia di caraibici, con la speranza ovviamente di migliorare il loro
considerate che andavano in Inghilterra come sudditi del Commonwealth, per cui non avevano bisogno di documenti, cioè andavano proprio come cittadini britannici. Di Senti, per quello dicevo immigrazione tra virgolette, perché in realtà erano sudditi che teoricamente tornavano alla madre patria, che li accoglievano a braccia aperte, perché tra l'altro nel tempo della ricostruzione post seconda guerra mondiale. Sì, anche se in realtà a qualcuno, cioè già iniziava un po' di storcimento di naso, istituzionalizzato, e qualcuno diceva: vedrete che lavoreranno lì, fanno al caso nostro, però non dureranno due inverni, perché il freddo sicuramente non lo reggeranno e se ne andranno. Invece poi non succede assolutamente questo, anzi poi i caraibici si stanziano e creano delle consuetudini sociali, culturali, vengono avversate anche dal punto di vista istituzionale. Io da siciliano che è andato a Londra, in effetti ammetto che il tempo, il clima non è dei migliori, però il rimanere lì per queste persone che appunto arrivavano dalla Giamaica, ma non solo, insomma tutta l'area caraibica, Trinidad e Tobago, eccetera eccetera, il rimanere lì, se in un primo momento è, come dice Fabio, uno spostamento che già vedevano come temporaneo, nel senso che il punto era vado, mi metto un po' di soldi da parte, ritorno indietro, ritorno a casa, e comunque sono rimasto all'interno di uno spazio politico che anche lì con 6.000 virgolette gli appartiene, cioè da subito, però nei confronti dell'impero che aveva colonizzato la zona dei Caraibi. Quello che succederà invece è che soprattutto i figli di queste persone invece diranno: no, io sono nato qui, o sono venuto qui da piccolo, ho deciso di trasferirmi qui, e qui rimango perché questa è casa mia. E lì cambia tutto. Sì, ci sono molte interviste, tra l'altro, ai protagonisti della Winter Generation, che tutti dicono più o meno l'intenzione era di stare un po' di anni e risparmiare soldi, che tra l'altro non si potevano risparmiare, perché poi queste persone erano anche vittime di speculazioni, cioè avevano stipendi molto bassi, dovevano pagare i beni, dovevano pagare affitti alti di case fatiscenti, e l'idea era di tornare, ma poi in realtà anche loro sono radicati in qualche modo, nonostante poi ci fosse anche una sorta di straniamento, e da un certo punto in poi hanno capito che non potevano tornare in Giamaica. Qualcuno magari ci è anche tornato, ma effettivamente la cosa cambia per la seconda generazione, per i figli dei protagonisti della Winter Generation, che diventano i cosiddetti Black British, che sono proprio straniati, che per qualche motivo non si sentono, perché non vengono fatti sentire inglesi, ma non si sentono neanche giamaicani. Non so, potrei fare un esempio abbastanza breve e veloce. Don Letts, che è un esempio classico di Black British, è un agitatore culturale, regista, terrorista visivo e anche manager, musicista, ma con un approccio da non musicista, insomma ne ha fatte di ogni. A un certo punto va in Giamaica, la faccio corta perché non voglio dilungare, va in Giamaica al seguito di Johnny Rotten per mettere sotto contratto gruppi reggae per la Virgin, e va a casa dei nonni che non aveva mai visto in vita sua, si presenta giovane Black British con i dreadlocks, con pantaloni con le zip tipo punk, i nonni gli aprono la porta nel country giamaicano nella campagna, lo guardano come si guarderebbe un extraterrestre, al che lui vede questi che dicono: ma chi sei? E dice: guarda, scusatemi, tornerò, va via, e non si andrà mai più a ritornare, e lì si rende conto che è una specie di alieno, ecco, non è né giamaicano né inglese. Infatti Don Letts, che peraltro hai intervistato, ho visto il video su YouTube, ha avuto anche molta pazienza a stare dietro Don Letts, che non è facile da gestire per niente, è un personaggio molto molto interessante, che tra l'altro ha scritto un'autobiografia qualche anno fa, pubblicata dalla Shake se non sbaglio, in cui racconta questo diciamo, breve viaggio in Giamaica a seguito di Johnny Rotten, e fa capire molto chiaramente come lui è gran parte di questa seconda generazione, perché il papà di Don Letts aveva addirittura un sound system, era quindi una persona che era abbastanza dentro a dinamiche anche musicali, e qui arriviamo un po' anche al tema di questa serata, quindi
è sempre la famiglia Letts ha veicolato la propria identità anche attraverso la musica. Don Letts, pur non essendo davvero, diciamo, un vero e proprio musicista, ha militato in un sacco di band. In questi giorni è uscito il suo primo vero disco, che è prodotto da lui. Ha 67 anni, ha esordito con il suo primo disco a suo nome quest'anno, da pochi giorni. Prodotto da un italiano. Sì, da Gaudi, che è un bolognese che vive in Inghilterra dal 94 e da un grande musicista, un grande produttore che ha lavorato, continua a lavorare a livelli molto alti. Temo che sarà una serata con molte digressioni, perché ci siamo trovati qui, parlo molto io anche, per cui probabilmente usciremo dalla... Ma tanto abbiamo dei video, sì, quindi esatto. Ci stoppiamo e facciamo vedere il video, poi vi riposate, noi ci ricarichiamo, però che esatto. È un problema. Don Letts, quindi, che ci... ecco, così arriviamo, ci aiuta a tornare ad un'idea di Black Britishness veicolata attraverso la musica. Non a caso Pierre ha scelto, io tra queste clip che vedremo in realtà ne ho scelta soltanto una, probabilmente è l'ultima che vedremo, quindi non ve ne parlo, ma è presa da un film che credo quasi tutti voi avete già visto, ma non vi dico qual è, tengo un po' così. Sì, cioè la cosa affascinante di questa storia, che appunto parte dalla fine degli anni 40 e arriva, se vogliamo, ai giorni nostri, anche perché tra l'altro nell'introduzione salta fuori una sorta di scandalo abbastanza recente in cui venivano negati i diritti a caraibici che vivevano in Inghilterra da tantissimi anni, o perlomeno si cercava di negare i loro diritti, perché come tutti sappiamo anche sulla nostra pelle la xenofobia spunta fuori quando meno te l'aspetti a livello istituzionale ovunque, anche qua in Italia, per cui anche in Inghilterra fortunatamente. Questo è diventato uno scandalo che ha visto tra l'altro qualche politico dimettersi. Sì, se non sbaglio si chiama Teresa May. Teresa May, esatto. Parlavo di rimpatriare persone di 60-70 anni che erano arrivate con la Empire Windrush, con questa nave, perché di fatto, non essendo più colonie britanniche nelle zone appunto dei Caraibi come la Giamaica, loro non erano più cittadini britannici. Per cui dovevano tornarsene a casa dopo aver vissuto per tutta la vita in Gran Bretagna. Quindi, sì, anche se comunque in Inghilterra queste cose sono ampiamente celebrate, cioè la ribellione di stile, quindi controculturale, sociale, anche proprio fisica, di andare in strada e fare militanza contro il sistema è ampiamente celebrata in Inghilterra da mostre, da convegni, cioè è una cosa che fa parte del patrimonio multiculturale di Londra e dell'Inghilterra. Per esempio, uno degli spots dove passa più gente a Brixton, vicino alla Kew, si chiama Windrush o Windrush Square, quindi la piazza che prende il nome della prima nave di cui abbiamo parlato poco fa, quindi sono anche cose molto molto celebrate. Tra l'altro, prima poi di farvi vedere la prima delle nostre clip, chiudo. Questo mi è incantato, stavo dicendo, già cominciamo. No, quello che dicevo è che la cosa affascinante è che ci sono vari ambiti che si compenetrano, soprattutto sicuramente la musica la fa da padrona, e la musica di derivazione giamaicana e la cultura che arriva dalla Giamaica, ma c'è una compenetrazione tra immagini in movimento, tra films, documentari e soprattutto anche letteratura novellistica, romanzi e anche poesia, che poi torna in musica. Esatto. Allora, prima di farvi vedere la prima clip e poi continuiamo con la nostra chiacchierata, volevo, giusto per farvi chiudere un po' il cerchio, è stato da pochissimo inaugurato questo monumento, questa scultura di bronzo dedicata appunto alla Windrush Generation, dove si vede una famiglia di giamaicani che evidentemente sono raffigurati in un momento di arrivo, di sbarco, è stata posizionata però in una zona che diciamo la componente Black British londinese ha valutato come l'ennesimo affronto da parte dei poteri forti, perché non è stata posizionata a Brixton, che è un quartiere multiculturale, che è probabilmente anche il quartiere simbolo dell'identità Black British, ma è una zona all'interno di una stazione dove in realtà non c'è nessuna connessione forte con la cultura nera britannica. Chiusa questa parentesi, direi che ci guardiamo una bella clip. Sì, magari cominciamo dal cinema, anche perché ultimamente
si celebrano molto anniversari, scomparse di personaggi importanti, e il 16 settembre, adesso potrei sbagliarmi, l'età avanza e ogni tanto ho dei momenti un po' di sbarellamento, quelli che in Inghilterra si chiamerebbero senior moments, che è elegante ma vuol dire che hai una certa e quindi non ti ricordi. Il 16 settembre è scomparso a 86 anni Horace Auvet, che da noi è molto sconosciuto, è un artista e regista, documentarista e anche autore di film di finzione, caraibico, che ha contribuito fortemente a, cioè, a, diciamo che ha fatto cinema militante in chiave per British. E la sua vita lunghissima ha anche dei primati. Penso sia stato il primo ad occuparsi di reggae con un documentario. Dico reggae perché c'era già un documentario fatto in Giamaica ai tempi dello ska, un documentario addirittura del 71 con delle riprese fatte, vedremo qualcosa, che si chiama proprio reggae, e ha fatto anche il primo lungometraggio sull'esperienza Young Black British in Italia, che si chiama Pressure, ed è uscito nel 78. La cosa interessante è che è un film di finzione col taglio documentaristico, addirittura prodotto dalla BBC, ma lui mette in scena una violenza che era quella che di fatto succedeva, della polizia contro i West Indians in Inghilterra, la mette in scena nel film, ed è talmente cruda che gli stessi produttori congelano il film per qualche anno. Quindi per qualche anno il film non esce, ed esce poi nel 78. Io ho un piccolo frammento del film che mostra questi giovani, la zona è quella del carnevale giamaicano, ma quindi che è il Portobello Road, e ci sono questi giovani, penso non molto messi bene economicamente, abbastanza affamati, che rubano delle cose dai banchetti, e ve lo faccio vedere. Oh, just came down with some guys there. Not usually down there, didn't have anything to do on top. Yeah, man. Weird, man. What's this, man? Why, it smells like patty, you know. Anything not in the bar now. The man have a big bag of patty there and he passing me straight. Jacko, you the mother ass, you know. God, Jacko, man, me need since yesterday, man. Give me a patty, no, man. Cool it, man. Give me a patty, it. No. Cool it. Me need since yesterday, man. Patty, Jesus. The guy in a red card shop, man. Something to bite and give me one. You mother ass guy, you're lying. Give me the patty. Side, man. Leave him, man. Let's go down by the patty shop and get some, no? Why we from there? I have plenty money. You better buy patty for all of you, you know. It's all right. I have some money. But not enough for all of you, so somebody better put them hand in them pockets. It's all right, I'll go in with the sister, I know I can get my money. Anthony, you coming? You want some patty? Come on. Yeah. I'm coming. But I don't want any patty. Hey! Well, I forgot you don't need patty, man. You ain't a patty, man. You're a fish and chips, man. All right, we're going to give you some chips, man. Quotidianamente a spese di giovani di origine giamaicana che
camminavano semplicemente nelle strade e venivano arrestati. Infatti è una cosa che racconta proprio nel libro anche Don Letts, facendo chiaramente capire come fosse un problema non da poco, nel senso che essere nero ed essere giovane a quel tempo significava camminare e stop and search. Fermavano, ti controllavano, ti perquisivano, non erano per niente gentili, carini e coccolosi. E dopo, se ti andava bene, ti rilasciavano, se ti andava male, ti portavano in questura. E le cose continuavano, potevano continuare sulla base di un sospetto, quindi senza nessuna prova. Questo ovviamente da una parte, come diceva Pierre prima, è frutto di un paese che non andava bene da tanti punti di vista, al di là poi della questione del razzismo, cioè non c'era lavoro, questi ragazzi erano in giro, potevano anche rubacchiare, potevano anche delinquere, non è quello il punto, è che lì diventa un crimine tipo, diciamo, una lettura del crimine tipo razziale, e che cambia le carte in tavola, e quindi fomentava la rivolta. Sì, anche perché poi questi arresti totalmente illegittimi li erano conditi anche da maniere piuttosto rudi e pestaggi totalmente gratuiti, assolutamente a sfondo razziale. Peraltro, sempre in questo contesto culturale che non era quello giamaicano e che si stava creando dal punto di vista proprio di una identità autonoma rispetto a quella dei genitori, che comunque magari appunto avevano vissuto la propria giovinezza in Giamaica e arrivavano con un sostrato culturale diverso anche dal punto di vista musicale. In Giamaica magari i genitori avevano ascoltato il rhythm and blues americano, che era arrivato attraverso i 45 giri, è stato rielaborato negli anni 50, 60, questi ragazzi di gioco, parliamo degli anni 70, quindi un momento in cui allo ska è subentrato il rocksteady ed è subentrato il reggae, poi e si sta, diciamo, si stanno addensando le nuvole, per modo di dire, le nuvole, poi insomma ci fa capire anche di cosa, che porteranno a roots reggae, quindi anche una lettura diversa dell'esperienza nera sia in Giamaica che in Inghilterra. Sì, il libro mette sul fuoco tante cose, le analizza un po' in ordine cronologico. In una prima fase c'è la cultura caraibica, che è un mezzo di resistenza, ma di per sé, cioè non ha, la cultura non ha istanze rivoluzionarie, cioè è solamente musica che viene dalla Giamaica, ma è la cosa di cui tu sei fiero. Quindi la musica arriva dalla Giamaica in qualche modo in Inghilterra, portata dalle navi, da chi fa i viaggi, e quindi alcune consuetudini che ci sono già in Giamaica, come di organizzare delle serate con i sound system da ballare, si iniziano a fare anche in Inghilterra. Ma all'inizio è più un cercare di affermare la tua cultura, senza però un'istanza ribelle. In realtà la seconda generazione, la seconda, cioè i figli di quelli della Windrush, crescono quando invece arrivano le istanze rivoluzionarie e sociali delle roots reggae, cioè la musica reggae dei Rasta all'inizio degli anni 70. E qui diciamo che scatta un atteggiamento sicuramente più attivo, cioè più di confronto con l'establishment, ecco. Infatti più di rottura proprio con quello che stava accadendo in Inghilterra. Vediamo un'altra clip. Visto che ho parlato di Nicola Scobè e di questo reggae che è giovanissimo, siamo ai primi anni 70 e la parola reggae esiste da pochi anni, e il reggae è una musica giovane, molto influenzata dalla musica americana, dal soul, dal funk. Non ha di per sé un germe di ribellione, però comunque rappresenta uno stile, lo stile di strada dei West Indians, tra l'altro ispirato da questo stile nasce la sottocultura skinhead, che aprirebbe anche un altro oceano, perché magari non si... ecco, il film di Ola Sové riprende un festival organizzato addirittura da Wembley Arena, che è il primo festival reggae in Inghilterra, che ha dei grandi artisti come per esempio Bobby Massey Griffiths, Toots & Maytals e i Pioneers. Lui fa un documentario sul reggae,
intervistando vari personaggi, alcuni della Trojan Records, che parlano già del reggae, della sua carica di rappresentazione della gente del ghetto in Giamaica. E quindi è un documentario che alterna immagini del festival a interviste. Volevo farne vedere un frammentino, tra l'altro poi, ove con un taglio abbastanza di artista, mette sul palco Toots & Maytals che fanno Monkey Man e alterna le immagini del gruppo, la canzone si chiama Uomo Scimmia, a del footage dal primo King Kong, il film del primo sonoro Hollywood. Another big round of applause for the Maytals! You want to hear Monkey Man, don't you? You want to hear Monkey Man? Okay, we'll do Monkey Man, baby. Tra l'altro mi viene in mente che facendo la soluzione di Toots & Maytals ci sono anche la colonna sonora del film forse per antonomasia dedicato, cioè io lo rispettivo. Qui qualche anno fa abbiamo fatto uno degli appuntamenti di Anne Walk che si riferiva all'universo del cinema Black Exploitation, e parlando di Black Exploitation ovviamente abbiamo parlato dell'unico film, diciamo, Black Exploitation che poi non è correlato alla cultura afroamericana ma a quella giamaicana, che vede come protagonista Jimmy Clifford e The Hard of the Camp. E nella colonna sonora ci sono Toots & Maytals. Sì, è un gruppo vocale fantastico, adesso non vorrei dilungarmi. Comunque qui siamo ancora in un periodo in cui il reggae non ha delle istanze, diciamo, rivoluzionarie. Questo succede poi a breve con l'avvento del roots reggae che mette tutto in discussione, e a questo punto anche la forza mistica di Rastafari entra in gioco. Per esempio, un aneddoto, le cose arrivavano di rimbalzo dalla Giamaica in Inghilterra, e quando già in Giamaica la presenza di Rasta era pluridecennale, non c'era nessuno che avesse i dreadlocks in Inghilterra. C'è un evento capitale, e cioè un tour di due artisti reggae giovani in Inghilterra famosissimi, che sono Dennis Brown e Big Youth. Big Youth ha i dreadlocks, e a questo concerto di Londra praticamente il copricapo di lana che tiene i locks sulla testa si chiama Tam. Nel concerto Jalou si toglie il tam, inizia a roteare la testa, a fare ballare i locks, e da lì in poi tutti i giovani inglesi iniziano a farsi crescere i dreadlocks, per esempio, cioè capiscono la grande forza anche proprio visiva di questa cosa che risale all'Africa. Sì, infatti diciamo che col passare del tempo e con gli anni 70 la musica di questa seconda generazione che era arrivata, quindi erano i figli, come diceva
prima beer di, diciamo, la generazione che è arrivata alla fine degli anni 40 con la Empire Windrush, cominciano a capire A, che resteranno in quel posto, B, che ce ne saranno probabilmente arrabbiati perché il dialogo con soprattutto la destra britannica non è semplice. Arrivano anche presto, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, ma è più un discorso di fine anni 60, e qui arriviamo un po' a quello che accennavamo prima, in realtà quasi ad una comunanza di intenti con i bianchi della working, ragazzi bianchi della working class. Prima abbiamo parlato, abbiamo accennato, abbiamo parlato della skinheads, questa sottocultura inglese che soprattutto quando parliamo di original skinheads, parliamo della formula original 69 o Trojan skinheads, ci riferiamo per l'appunto a questi giovani della working class che, al contrario di quanto si pensi comunemente, non ha niente a che fare con la discriminazione razziale, sì un po' con la violenza, ma anche per voi si chiama in carica, però ha a che fare con la violenza, quindi è comunque, diciamo, ragazzi di strada che decidono di stare per strada e che però, pur essendo dalla parte bianca e dall'altra nera, stanno insieme. E questa è una grande cosa, in realtà, una cosa che cambia le carte in tavola ed è qualcosa che non è successo in realtà negli Stati Uniti. Cioè, questo unirsi, diciamo, sulla base della, anche di una certa lotta sociale, di una lotta di classe, succede in Inghilterra e succede appunto alla fine degli anni 60. Cambiano le cose e si ritrovano insieme. Sì, che è stato uno shock per la Windrush Generation e per chi andava in Italia, dalla Giamaica negli anni seguenti, era di vedere bianchi nella medesima condizione sociale loro, cioè fare dei lavori umilissimi ed essere dei loro colleghi in fabbrica, fare dei lavori di merda, e in realtà loro, abituati alla Giamaica che ha un sistema classista in cui una piccola elite bianca ha il potere e in cui addirittura conta molto addirittura quella che la chiamano complexion, cioè quanto tu sei scuro, quanto sei brown, quanto sei black. Di più in Giamaica più sei nero e più devi stare meno visibile possibile, e più se sei afro-caraibico sei più chiaro, più hai delle opportunità, diciamo, sociali, insomma. E lo shock che hanno è di vedere che ci sono bianchi sotto proletari nella loro medesima condizione. Succede un po' quello che è successo un po' di anni prima con per esempio il blues, cioè lo stile giamaicano, il reggae colpisce anche giovani bianchi, working class, diciamo, che vivono fianco a fianco a ragazzi neri. Per esempio mi viene in mente un altro personaggio che qualcuno di voi forse conoscerà, che si chiama Adrian Sherwood, che è un produttore che deve un po' tutto all'etica del reggae, produttore, mago del dub, remix, che lui ha una sorta di epifania perché dei suoi, lui viveva fuori Londra, in campagna, dei suoi amici lo invitano a un party, un weekend in una casa di caraibici, lui ci va e c'è musica bellissima da casse col volume altissimo, che dice a casa mia se avessi messo questo volume mi avrebbero picchiato, e invece ci sono proprio i genitori che alzano il volume, addirittura cibo buonissimo speziato, queste signore che mi prendono, lui aveva 12 anni, lo fanno ballare, quindi lui praticamente ci va praticamente sotto, si innamora totalmente della vita giamaicana, della musica giamaicana. Quindi qui nasce per esempio la sottocultura skinhead che si ispira a quelli che si chiamavano Rude Boys, che erano questi teppisti delinquenti in Giamaica che lasciavano la campagna per andare a Kingston, che è l'unica città, tra l'altro Kingston da una certa latitudine in poi è la metropoli più grande di lingua inglese, non c'erano opportunità sociali, quindi stavano a una vita dedita a crimine più o meno grave. Quello che succede in Inghilterra, visto che non c'è lavoro, si riproduce l'etica dei old boys, cioè si invita gli espedienti, il cosiddetto hustling, e spaccio soprattutto di droga leggera, e quindi ispirati dalla figura dei old boys nasce la sottocultura skinhead. È
anche qui è interessante notare che all'interno della scultura skinhead c'è la violenza, ma non è una violenza che a queste date si esplica contro gli afro-caraibici, ma ci sono i cosiddetti body bashing, cioè si esercita violenza contro gli immigrati della, diciamo, sudasiatici, quindi i pakistani soprattutto, che sono attaccati non per la questione di colore della pelle, quindi non per questioni di razza, ma sempre per questioni economiche, perché c'è sempre questa idea distorta del patriottismo per il quale tu mi stai rubando il lavoro e quindi devi essere punito. Ma è una cosa che succede tra bianchi e immigrati sudasiatici. Le cose purtroppo cambieranno col passare del tempo, un po' lo racconteremo con la presa di potere anche culturale del National Front, dell'estrema destra britannica, e anche gli skinheads subiranno poi, non tutti ovviamente, un lavaggio del cervello per il quale poi il germe del razzismo si insinuerà anche all'interno di una cultura che in realtà nasce proprio come multiculturale, cioè una cultura multiculturale, una sottocultura multiculturale. E allo stesso tempo però in Inghilterra comincia a nascere una scena discografica musicale autoctona propria, quindi non è più il disco importato dalla Giamaica che si mette, si fa uscire fuori dalle casse enormi dei sound system, qui sono delle produzioni inglesi, probabilmente, qui torniamo a quel nome di prima, l'etichetta discografica più nota è la Trojan. Sì, ci succede dire anche una cosa, che il reggae emerge in Giamaica come una forza preponderante, e la Giamaica è un mercato molto piccolo e molto presto si capisce che i produttori giamaicani, per fare i soldi veri, devono mirare al mercato inglese, dove già il reggae circola in modo underground. Quindi praticamente si crea un sistema per cui i dischi vengono distribuiti e stampati proprio in Inghilterra, e gioca un ruolo fondamentale questa etichetta che si chiama Trojan, che inizialmente viene fondata da Lee Goftal e anche da Chris Blackwell, che è questo ex playboy di origine ambiente inglese che inizia a produrre musica da giovane in Giamaica con un'etichetta che chiama Island, e poi diventerà lui non si è mai voluto definire produttore di Bob Marley, ma traduttore, perché lui diceva Bob Marley faceva tutto da solo, io mettevo solo a posto alcune cosine per il gusto occidentale. Però, e poi l'etichetta metterà sotto contratto anche personaggi come YouTube, cioè un'etichetta ex indipendente che diventa un colosso, esatto, adesso è stato acquisito dalla Universal. Da dove eravamo partiti, mi sono già perso. Dalla musica che viene prodotta dalla Trojan. Sì, ecco, questa etichetta Trojan inizia massicciamente a distribuire musica giamaicana stampandola in Inghilterra, e diventa un po' un colosso. Tra l'altro, con un lavoro capillare, vince la ritrosia delle personalità radiofoniche che, quando ricevevano dei promo da suonare in radio dalla Trojan, la ributtavano direttamente via. Era durissima per il reggae di essere suonata in radio. Poi invece, passo dopo passo, il reggae va in radio, e in una forma un po' edulcorata, se vogliamo, ha anche dei risultati clamorosi nelle chart inglesi. Parliamo però di un reggae che fa un po' il verso sia al pop inglese che al soul americano, e ha questi arrangiamenti anche con archi gonfiati, quasi orchestrali, una musica un po' particolare, ecco. Poi diversa, tra l'altro lì inciso, il Goftal è di origini indiane, cresciuto in Giamaica, il padre va via dalla Giamaica nel 48 con la Environment Rush, lui raggiunge il padre nel 52 a Londra, e inizialmente lui è un evangelo di Leslie Kong, che a sua volta è cino-giamaicano, quindi anche lì è sempre un discorso di culture che si mescolano, non c'è solo la Giamaica, non c'è solo l'Inghilterra. Tra l'altro, se vi interessa, il film di Orasso Pè è tutto su YouTube a qualità pessima, perché è stato ripato da qualche anima pia, da un VHS, e c'è anche di Goftal intervistato, tra l'altro, compare anche lui. Mi avevo in mente pure di consigliare quel documentario di cui abbiamo parlato tanto quando uscì, che era The Trojan Story. Ah, sì. Ricordi? Che uscì su Sky, non si riesce a trovare il DVD, non riesco a trovare, però è un documentario bellissimo. Sì, c'è anche su Sky, forse col doppio audio, è molto bello, fatto di
di recente sulla la storia in effetti della Trojan Records. Io ti chiederei di farmi vedere questa clip, che è quella lì, dal film che è di Disneyland, in cui si vede per l'appunto questo dialogo tra uno skinhead bianco che è già passato dall'altra parte e un... Milk? Honest to God, I'm really glad you came here today. And I mean that, mate, I really mean that. Because I've got one question to ask you. Just one question, and, you know, when you've heard it, if you want to leave, you can leave. By all means, that's fine by me, but I've got one question to ask you. And that's, do you consider yourself English or Jamaican? English. Lovely. Love you for that. That's fucking great. A proud man. Learn from him. That's a proud man there. That's what we need, man. That's what this nation has been built on. Proud men. Proud fucking warriors. 2,000 years, this little tiny fucking island has been raped and pillaged by people who have come here and wanted a piece of it. Discorso sulla purezza, il fatto che insomma l'immigrazione stesse rubando qualcosa alla cultura inglese, poi in un'altra parte del film dice sempre a quel personaggio, a Michael, ragazzo giamaicano, io con i due zii, due fratelli maggiori ballavo reggae, ska nelle feste, però questo personaggio segue una parabola che poi appunto col discorso del National Front dell'estrema destra, che in qualche modo riesce a coinvolgere gli skinheads come combo, che come vedete infatti è più grande rispetto agli altri, quindi è di una generazione diversa, poi le cose cambiano moltissimo, quindi da una parte la natura c'è una skinheads, dall'altra poi quello che si diventa... Sì, tra l'altro tutte le cose si collegano, c'è cioè, anche il tifo calcistico, l'endorsement del tifo calcistico da parte del National Front, della destra più o meno istituzionale inglese, purtroppo la sottocultura skinhead poi da un certo punto in poi vede attaccato a lei uno stigma, appunto quello del razzismo, che farà poi anche fatica a scavolarsi di osso. Vi racconto un aneddoto brevissimo. David Rodigan, che è un personaggio un DJ importantissimo per la diffusione del reggae, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo, in quegli anni studiava, era molto giovane, ma era già appassionato di reggae e si comprava dei dischetti, ma abitava in una casa di studenti hippie e non aveva il giradischi, che però aveva un suo compagno di stanza. Una sera che tutti escono, lui va disoppiato nella camera del suo compagno e inizia a suonarsi per 45 di skinhead reggae, perché erano i primi anni 70. Purtroppo rincasano i suoi compagni di appartamento, come studenti qui di Bologna, lo beccano che ascolta reggae, loro sono hippies, quindi abbastanza libera, tolleranti, e iniziano a insultarlo: tu senti reggae, sei un fascista, sei un razzista, cos'è sta musica di merda? E lui ovviamente era tutto l'opposto. Ascoltiamoci un altro po' di musica, magari con invece una band che nasce in Inghilterra e che rappresenta il suono appunto del reggae nero britannico. Potremmo incominciare con gli Aswad, che è una band della zona centrale ovest di Londra, West Eleven, tra l'altro poi zona dove la presenza caraibica è sempre stata importante, la zona di Portobello, Trinity, dove c'è a tutt'ora il carnevale giamaicano. Infatti il loro appellativo è anche importante, la loro collocazione era di Notting Gate Lions, cioè i leoni di Notting Gate, band incredibile. Abbiamo preso materiale vecchio per farvi vedere com'erano queste band ai tempi in cui le band sono ancora in attività, ma volevamo farvi vedere in quegli anni. Questo è una clip dell'80 da un concerto in Germania, Rock Palace.
ready, Rock Palace? Rock Palace. Are you ready? Rock Palace. Come on, let me hear you. Are you ready? Ready. Let's go. In the name of His Most High, the Emperor Haile. Rastafari. Rastafari. Era rimproverato a Don Letts di vestirsi in maniera assurda perché, cioè,
perché tutte queste, questi orecchini, queste zip, tutte queste spille, anche perché sempre per il credo da Safari, tutto ciò che in qualche modo inquina il corpo tutto ciò che inquina il corpo è da ricettare, di conseguenza va proprio contro la Safari. Quindi prima quando Pier parlava appunto dicevi i leoni riferivano a se stessi dicendo tirando in ballo i leoni, anche lì è un simbolo biblico nella dottrina rasta. Allora, questa bolla di simboli biblici, e c'è sempre il mito dell'eterno ritorno collegato alla Bibbia, è un grande sentimento di afrocentrismo. Quindi in realtà ciò che i giovani inglesi di seconda generazione prendono dalla dottrina rasta è anche questo, cioè un afrocentrismo che poi ad oggi li accomuna con gli afroamericani, nel senso che è una cosa che si è sviluppata in momenti totalmente diversi. L'afrocentrismo statunitense ha origini diverse, ha uno sviluppo differente. Ad oggi fa strano, io faccio il giornalista, mi occupo di musica, quindi mi occupo molto spesso di musica afroamericana, ho scritto dei libri sulla musica afroamericana. Quello di cui mi accorgo oggi è che artisti inglesi che poi non hanno a che fare con rap, perché parlano di Alpha Mist che fa un jazz mescolato a rap, parlo degli Ezra Collective che fanno quasi un afrobeat, cioè dei gruppi che hanno a che fare con reggae ma che si riconoscono in un afrocentrismo che li accomuna agli afroamericani e che nel caso dell'Inghilterra passa attraverso il reggae, ma molti loro neanche lo sanno, magari è una cosa che hanno mutuato dei genitori, hanno detto comunque la prima cultura dell'Inghilterra che rispetto agli Stati Uniti, ma dopo che c'erano bianchi e neri, il cosiddetto white trash, spazzatura bianca negli Stati Uniti, che erano i contadini poveri, che erano accomunabili ai contadini poveri neri, quindi a quelli che poi saranno, cioè, il simbolo forse Muddy Waters, che era un contadino povero che poi è diventato un bluesman famoso. Gli americani vanno totalmente separati, soprattutto la popolazione white trash è quella del sud degli Stati Uniti, che lavora in campagna. Le catene di montaggio del nord di Detroit hanno già un altro, sono già un'altra cosa, e non hanno mai visto davvero uniti neri e bianchi come è successo in Inghilterra, perlomeno quando sono uniti in maniera totalmente diversa, una questione davvero diversa rispetto alla lotta sociale, una questione classista. E d'altro canto a volte c'è da dire che l'Inghilterra e il governo inglese ha agito con un populismo che cercando di coinvolgere questi giovani in cerca anche di un'identità nuova o comunque di crearsene una autonoma rispetto a quella dei genitori, coinvolgendoli ma poi ritirando la mano. C'è sempre un giochino politico che negli Stati Uniti è stato più controllato. La Thatcher dopo un po'. Appunto. E poi quando arriva la Thatcher e poi sono cavoli. No, comunque sono anni di rivolte e anche di mobilitazioni, cioè ci sono i celebratissimi Riot del 76 al Carnevale giamaicano, quelli che ispirano i Clash, tutte le cose sono collegate, a scrivere White Riot, dicendo, cioè, il messaggio semplificato è come voglio una rivolta bianca come quella che fanno i neri, però il senso è come i neri sono in bilico, non fanno parte a immagini della società, ma vivono comunque con stile e contestano la società, così dovremmo fare noi, cioè non sentirci coinvolti dal sistema, anzi combatterlo. Questi riots poi che nascono nei giorni del Carnevale giamaicano, con tantissima gente in strada. Il Carnevale giamaicano è tuttora il più grosso evento open air in Europa, penso ci siano 2 milioni di persone nel weekend, nel Bank Holiday weekend, tuttora arrestano un paio di borseggiatori, sono un po' rudi con loro, arrivano giovani e qui partono botte, lanci, San Pietrini, i Clash si trovano in mezzo a questo parapiglia e addirittura Joe Strummer e Paul Simonon trovano sul paratoio a tirare pietre alla polizia. Notare che era un parapiglia totale che vedeva vari attori attivi, qualche decina di minuti dopo vengono borseggiati da un nero col coltello, quindi punta il coltello e gli prende i portafogli con tutti i loro soldi. Cioè. E notare anche che le persone di una certa età, per cui il Carnevale giamaicano era un motivo
l'orgoglio culturale, deprecano le rivolte, dicono questi giovani disgraziati ci hanno distrutto il carnevale, quando invece per qualcuno era proprio una ribellione, cioè gli tirava fuori una frustrazione. No, c'è un bellissimo documentario che rivede il protagonista, perché su YouTube è gratis, è una cosa che vi consiglio di vedere, in cui a Londra ha intervistato diverse generazioni in realtà di bianchi e di neri che vivono a Londra, e ci sono dei signori anziani di origine giamaicana che raccontano anche come è cambiato il carnevale e che loro non si riconoscono più in questo carnevale che ormai è diventato per loro un po' troppo turistico, tra virgolette, e che ha perso, paradossalmente ha perso la vera identità giamaicana. Sì, se vi interessa, è un documentario prodotto da Robert Thompson, con cui io collaboro da parecchio tempo, girato nell'estate del 2008 a Londra, si intitola London Town sul luogo del reggae a Londra e si trova anche su YouTube. Io sono un po' la voce narrante dell'intervistatore. A proposito, ci avviamo alla conclusione, direi. Ah sì, purtroppo io farei ascoltare una cosa molto importante, perché abbiamo parlato prima di letteratura, ci sono vari autori. Quello che mette in connessione sia la cultura orale africana, sia alcune consuetudini giamaicane, come quella del toasting, cioè di fare questa sorta di proto-rap su ritmi giamaicani, che poi era anche segnato dell'hip hop, del rap, è Lyndon Quincy Johnson, che è un personaggio gigantesco, cioè in sostanza uno poeta con una formazione di stampo marxista, quindi abbastanza lontano dalla mistica Rastafari, ma scrive cose di grande dignità del reggae, e attraverso le sue poesie racconta la presa di posizione della militanza dei giovani giamaicani come lui. Adesso potremmo parlare per ore e ore di Lyndon Quincy Johnson, un personaggio veramente commovente, enorme. Una poesia, prima ho parlato della Sass Law, una delle sue poesie più toccanti, più belle. Lui fa questi poemi che vengono trascritti in reggae, ha questa forma poetica bella, molto rimbalzante, che ricorda il basso del reggae, la cosiddetta dub poetry. E quindi fa uscire dei dischi con le poesie su dei ritmi reggae bellissimi. A proposito della Sass Law, una poesia che è la lettera di un ragazzo giamaicano e genitore in Giamaica, che deve dare la brutta notizia che è stato arrestato per aver ucciso un poliziotto in una scaramuccia dovuta alla brutalità all'interno della polizia. Si chiama Sonny Sletta, la lettera di Sonny. Vi faccio vedere questo video girato in Germania dal vivo. Right now I would like to recite a poem in the form of a letter written from prison in England to a mother somewhere in the Caribbean. The writer of this letter is trying to explain to his mother the circumstances of his imprisonment with his younger brother. Sonny's letter. Brixton Prison, Jeb Avenue, London South West 2, England. Dear Mama, good day. I hope that when these few lines reach you, they may find you in the best of health. Mama, I really don't know how to tell you this, cause I didn't make a solid promise to take care of little Jim and try my best to look out for him. Mama, I really did try my best, but nonetheless, I'm sorry to tell you, sir, poor little Jim get a rest. It was the middle of the rush hour, when everybody just a hustle and a bustle to go home for them evening shower. Me and Jim stand up waiting for a bus, not causing no fuss, when all of a sudden a policeman pull up. Out jump three policemen, the whole of them carrying baton.
them walk straight up to me and Jim. One of them hold on to Jim, say I'm taking him in. Jim tell him to let go of him, for him not do nothing, and him not keep. Questa è una lettera scritta in prima persona da un ragazzo che deve difendere il fratellino dall'aggressione della polizia che cerca di arrestare appunto per legittimo sospetto, accidentalmente fa cadere un poliziotto che muore, per cui lui viene arrestato per omicidio e il fratello per SAS, e deve comunicare questo ai genitori a casa dicendo: la promessa che vi ho fatto di difendere, di fare in modo che non ci succedesse niente di brutto, purtroppo è disattesa in questo modo così drammatico. Detto così, Jones, che per l'appunto un passaggio a Roma ci potremmo stare penso altre due ore, ma è stato così Jones. Non è un caso che questo libro debba molto a Lyndon Quincy Jones, alla poetica di Lyndon Quincy Jones, che è proprio un intellettuale a tutto tondo. Fabio parla di Lyndon Quincy Johnson anche come appunto una voce dell'Inghilterra nera di ieri e di oggi, e a un certo punto parla anche della lingua come campo di battaglia, che in effetti è una cosa molto importante, perché la lingua parlata dalla popolazione, dai politici soprattutto, a poi lì sarebbe anche, ci sarebbe da fare tante distinzioni, comunque ci concentriamo sulla Giamaica, è una lingua che ha un potere, una forza anche politica. Sì, tra l'altro la cosa bella di Lyndon Quincy Johnson è che si esprime con questa sorta di dialetto giamaicano che si chiama patua, che è un pidgin English che si parla in Giamaica. Tra l'altro i giamaicani, se sentono qualcuno che dice che non parlano inglese, si incazzano quasi. Per loro parlare patua è come parlare british, perfetto, invece è una lingua particolare a sé stante, con dei costumi e degli accenti molto africaneggianti. Lyndon è un intellettuale, è un intellettuale, ma sceglie comunque di esprimersi in patua, che è la lingua dei suoi genitori, la lingua della Giamaica sfruttata, distrattata del country giamaicano, dei contadini, una lingua che in Giamaica è considerata sconveniente. Infatti, per esempio, nelle radio giamaicane una volta, a parte che non c'era per niente reggae music perché era considerata musica dei pezzenti, ma tutti gli speakers parlavano un inglese oxfordiano, perché il patua era la lingua che si parlava nelle strade, nei mercati, quindi era la lingua della povera gente. E fortunatamente sia il reggae che la poesia, la dub poetry, ci sono altri esponenti poetici, per esempio un altro poeta abbastanza importante da Birmingham si chiama Benjamin Zephaniah, e lui è più misticheggiante. Lyndon Quincy Johnson non va mai nel mistico, cioè lui è attratto dalla carica del rastafarianesimo, ma avendo questa formazione marxista, essendo un socialista, non può accettare che si consideri Haile Selassie come un dio. Addirittura fa anche un poema in cui velatamente, senza fare nomi e cognomi, si chiama Reality Poem, sembra criticare Rastafari dicendo: this is the age of reality, questa è l'età, è il momento della realtà, e non bisogna usare concetti antiquati o campati in aria, che non lo dice apertamente, ma suona abbastanza come una critica a chi magari la vede in modo troppo mistico e magari rifiuta di mescolarsi con una realtà, quella della militanza politica, che voleva comunque decine di migliaia di persone in strada a manifestare in Inghilterra. Avremo tantissime cose di cui parlare. Un altro momento chiave che Lyndon Quincy Johnson descrive in una poesia toccantissima è il cosiddetto New Cross Massacre, che è un massacro di adolescenti a una festa di compleanno privata in casa, in cui vengono buttate da ignoti bombe incendiarie dalle finestre e muoiono, non mi ricordo quanti, parecchi ragazzini tra i 13 e i 16 anni. E notare che le istituzioni cercano di coprire il più possibile, di minimizzare il potenziale, la potenziale causa razziale, e né il governo della monarchia spende neanche una parola di condoglianze. Io collegato a quello che dici, chiuderei con una cosa che ho sentito dire a Fabio, l'autore del libro, che non è qui con noi, ma
sono sicuro che se gli avessi fatto questa domanda mi avrebbe risposto nello stesso modo, ed è che in realtà dopo la Brexit l'Inghilterra sta un po' tornando a equilibri pericolosi da questo punto di vista, nel senso che la multiculturalità inglese dopo la Brexit, dopo questa chiusura commerciale e politica, rischia di sprofondare di nuovo in certi paradigmi che mi hanno ricordato un po' quello che dicevamo prima, cioè questa sorta di di presunzione bianca nei confronti delle minoranze etniche, poi nello specifico di quella nera. Io quello che salutandovi, quello che vi inviterei a fare è di comprare questo bellissimo libro che si chiama Made in England di Fabio Fantazzini, che trovate qui fuori e che sicuramente leggerete in questo momento, si legge pochissimo tempo, anche ci sono tante pagine, perché è una storia così bella, così appassionante che viene proprio voglia di arrivare alla fine, men che non si dica. Ci trovate dentro tantissime delle cose che io e Piero abbiamo detto femminismo black inglese, esatto, questo sarebbe un altro argomento che però ci avrebbe probabilmente coinvolto per altre 6-7 ore, che è il illegittimamente perché non sono esatto, però magari ecco, però potrebbe essere uno spunto per la prossima volta organizzarci in maniera diversa, coinvolgere qualcun altro e fare invece proprio una nuova puntata di N-Word, concentrandoci invece su questo argomento che qui ho affrontato in maniera esemplare, molto bella, e mi ha fatto conoscere tante figure di cui onestamente non sapevo nulla e che hanno avuto grandissima importanza nel contesto giamaicano inglese, ma non sono mai arrivate in America, perché poi c'è sempre il dialogo tra il black power statunitense e quello che è stato quel black power in Inghilterra, che è stata un'altra cosa. Insomma, come avete capito, ci sono tantissime cose. Io vi chiedo però di fare un applauso per Pier Tosi. Una clip di pessima qualità di un film bellissimo che si chiama Babylon dell'80, molto su queste cose, ragazzi sia bianchi che neri che mettono su un sound system e vivono sia l'ostilità della gente che vede questi che non lavorano e fanno musica ad alto volume di notte, sia i conflitti generazionali, sia la disoccupazione, sia la violenza. Film bellissimo diretto da un regista italo-inglese, Franco Rosso, che tra l'altro era il montatore di Reg di Orazio V, e tra l'altro cosceneggiato da Martin Stellman, che era lo sceneggiatore di Quadrofinia. Quindi ci sono dei collegamenti strani. La clip è bellissima, il film tra l'altro è bellissimo, è stato edito tantissimi anni fa in Italia da Raro Video, secondo me forse a Frugali si trova ancora dentro, quindi la versione italiana. Grazie a tutti. Listen, I've got all fucking night to sort out my family trouble. You have to do yours in the morning. But the reason for calling you this evening is to ask you to participate in the engagement of my beautiful daughter, Sandra, to Norville, Washington. Norman! Is where you think you are?
prince, doll. You fuck off back to your own country, you jungle bunny. And you. This is my fucking country, lady. This quad get one scratch rasta. Light of this world, I and I redeem a Jarasafar. I shall lead I and I to the promised land. Babylon, Babylon. Peace to the eye, Rastafari, one love. Questo non vi è bastato, la serata continuerà al Gallery 16 con il Giuseppe Di Pierre, che ha portato tantissimi dischi che ho un sacco di voglia di ascoltare. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Tommaso e Roberto Del Parri, ci vediamo la prossima volta o magari ci vediamo più tardi al Gallery. Grazie. Noi avevamo aperto due Clash. Ci spiegate un attimo perché avevamo aperto due Clash? Perché Clash? Tra l'altro io sono molto legato ai Clash. Sicuramente i Clash sono tra i primi che attingono all'immaginario musicale reggae e molti conoscono il reggae anche attraverso la musica dei Clash, che è ci sono sempre in tutta la loro discografia, ci sono elementi di reggae, tra l'altro poi vengono un po' da quelle zone, tipo Mick Jones abitava un po' leggermente a nord della zona della West, qui di Notting Gate, cioè, venivano da quelle esperienze, soprattutto Paul Simon, che veniva da Brixton, era forse quello più dentro al reggae di tutti. Molto legati da sempre al reggae, anche Joe Strummer, e hanno cominciato da subito a fare cover di pezzi reggae. Don Letts, per esempio, era il filmmaker dei loro video, era un loro amico del loro entourage, diciamo. Che appare tra l'altro la copertina famosa, cioè abbiamo più volte citato Don Letts. Don Letts è un personaggio, appunto, anche lui enorme, indescrivibile, per certi versi difficilissimo. Che è proprio il trade union tra il mondo del reggae e quello del punk, nel caso dei Clash, tra i Clash e poi quello che sarà anche a livello discografico la loro interpretazione del reggae, perché i Clash rispetto ad altre band sono riusciti a rimpastare il reggae al loro modo, forse come nessun altro tra i gruppi punk. Sì, anche poi grazie alla collaborazione con un producer che si chiama Mikey Dredd, che anche lui entra nel loro entourage e aiuta molto in quel senso. Comunque è uno dei gruppi, diciamo, rock che ha attinto di più al reggae e tra l'altro ha anche molto contribuito a far conoscere il reggae. Ci sono addirittura dei brani dei Clash che nominano degli artisti reggae, ci sono tante cover dei Clash di artisti giamaicani. Cioè uno dei luoghi dei Clash era proprio la Giamaica. Io non ve l'ho chiesto, c'è qualcuno che fa una domanda? Non l'ho chiesto perché di solito quando chiedo questa cosa tutti piangono. Anche questa volta. Grazie mille. Grazie. Grazie.